ricerca in Europa e in Italia accelera. Il Covid non dà tregua ed EMA in prima linea nello studio dei farmaci e dei vaccini. A confermarlo è Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici di EMA, intervenuto questa mattina a Milano, presso il polo scientifico di Mind, alla presentazione dell'accordo quadro tra l'Istituto Ortopedico Galeazzi e la Fondazione FADOI per la ricerca. Vediamo che sui vaccini è stato un pochettino più facile generare evidenze più rapidamente, usiamo anche molti studi osservazionali che ci dicono qual è l'efficacia poi sul campo, quindi in condizioni di vita normali di questi vaccini. Con i terapeutici anche questi studi osservazionali sono importanti, ma è bene insistere perché vengano condotti studi clinici randomizzati che ci diano un'evidenza molto forte su quella che è l'efficacia di questi prodotti. All'attenzione di EMA in particolare gli eventi avversi. Questa è una nostra priorità fin dal giorno 1 e sapevamo che avremmo avuto molti eventi avversi riportati per il semplice motivo che queste sono campagne di massa, di vaccinazione di massa in cui milioni o miliardi di gente in tutto il mondo sono state vaccinate in un lasso di tempo molto breve. Quindi noi abbiamo un approccio molto rigoroso alla farmacovigilanza, dobbiamo guardare attentamente tutti questi eventi avversi, capire se c'è qualche segnale che possano essere associati ai vaccini e poi investigare ulteriormente per capire bene quali tipi di eventi avversi sono associati, qual è la loro frequenza e chi maggiormente è colpito. Questo è un lavoro su cui noi non ci fermeremo mai. Alla luce delle analisi fatte e dei dati, seppur ancora parziali, raccolti sull'efficacia dei vaccini rispetto alle sottovarianti di Omicron, verrà studiata la campagna vaccinale per l'autunno. È abbastanza chiaro che un approccio simile a quello che si fa con l'influenza, quindi andare verso gruppi che sono maggiormente a rischio, inclusi gli anziani e chi ha patologie pregresse, è probabilmente il punto di partenza. Rifiniremo questa strategia nelle prossime settimane. Mentre il Covid tiene ancora alta l'attenzione, all'orizzonte si profilano nuovi virus che EMA sta studiando per non farsi trovare impreparata di fronte a nuove possibili epidemie. Diciamo che c'erano già dei segnali di focolai di virus piuttosto inusuali in quanto circolazione che causavano qualche caso sporadico ma mai dei focolai piuttosto consistenti e Ebola in Africa è stato un esempio chiaro a questo riguardo, ma anche Zika in Sud America e in altre parti del mondo hanno dimostrato che questi virus possono emergere e possono causare delle epidemie considerevoli. Ci sono diversi fattori dal surriscaldamento globale a un mondo che è più connesso a un mondo di animali selvatici che sta sparendo con l'uomo che si appropria sempre di più di questi territori e tutto questo contribuisce a dare la possibilità dell'emergenza di questi focolai che in passato non vedevamo. Il vaiolo delle scimmie sta causando questo focolaio molto diffuso soprattutto in aree dove non aveva mai circolato. Ovviamente questo virus causa una malattia che è molto più lieve di quello che vediamo con il Covid, però questo non vuol dire che deve essere sottovalutata. In effetti noi ci stiamo lavorando per cercare di nuovo di pianificare studi clinici che ci permettano di dare informazioni utili su antivirali e anche come meglio usare il vaccino che abbiamo. E poi in futuro ci saranno altri rischi per la salute che potrebbero emergere, si parla molto di virus che vengono trasportati dalle zanzare, quelle ad esempio Zika, Chikungunya, che possono causare focolai nel futuro e questi sono buoni esempi di quello su cui ci focalizzeremo nei prossimi mesi e non dimenticando l'influenza.